volte abbiamo sentito dire giocare è una cosa seria, oppure giocare è il lavoro del bambino. Molti di voi sapranno che il gioco è anche un diritto. Il diritto al gioco, infatti, è sancito dalla Convenzione per i diritti del fanciullo. Pensieri sul gioco poi ci vengono anche da altre culture. Pensiamo al mondo dell'Oriente, alla Cina, alla Lao Tzu che dice il gioco è la medicina più grande. Oppure alcuni nostri filosofi, pensatori, ricordo solo Nietzsche che dice dentro ogni adulto si nasconde un bambino che ha voglia di giocare. Ma cosa intendiamo veramente per giocare? E quali differenze ci sono tra il gioco del bambino e della bambina, il gioco del ragazzo o la ragazza e il gioco degli adulti, delle persone adulte? Come spesso si fa in formazione, si parte dall'esperienza personale. Per comprendere poi, attraverso l'osservazione e analizzando la realtà, come il gioco si manifesti anche in un modo differente. Quindi un sapere che parte dall'esperienza personale per andare a coniugarsi poi con le nuove pratiche didattiche del gioco formativo. Ci confronteremo con la letteratura tematica sul gioco, le varie tipologie, le differenti funzioni e anche le modalità e le caratteristiche di un'attività ludica formativa. I temi proposti sono adatti a ogni ordine di scuola e sono utili anche in ambito familiare. Se siete curiosi e volete esplorare la parola giocare insieme a noi, vi aspetto.